Come dicevano i cronisti una volta, bagno di folla, non soltanto bagno di selfie, di abbracci e di pacche sulle spalle. All'Auditorium Petruzzi di Pescara sono di scena i primi 100 giorni del governo Meloni col delfino Giovanni Donzelli, che nella città dove è nato Alfredo Cospito se l'aspetta quella domanda. Ma andando per ordine, partendo dall'Abruzzo, proviamo a chiedere della ricaduta sulla nostra regione di questi 100 giorni e di altre possibili ricadute. 100 giorni, per l'Abruzzo cosa si è fatto? Per l'Abruzzo si è iniziato a fare delle importanti battaglie per tutta Italia e anche per questa regione. Per questa regione i risultati li sta già portando l'ottimo governo regionale con Marco Marsilio. È necessario e utile per l'Italia continuare a dare la possibilità di liberare le energie. Troppe volte il nostro territorio non è stato valorizzato come poteva essere valorizzato, al sud come al nord e al centro. È necessario dare la possibilità a chi vuole produrre bellezza e ricchezza di lavorare serenamente. Autonomia differenziata per una regione come l'Abruzzo che significa? Una grande occasione, può essere una grande occasione grazie a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia. L'autonomia differenziata sarà per la prima volta l'occasione del Sud di camminare con le proprie gambe, di avere le infrastrutture che servono e riuscire a dare la possibilità a chi vuole investire in questo territorio di farlo con tranquillità, sicurezza e certezza anche dei risultati. Come dovrebbe agire una regione come l'Abruzzo? Come sta agendo? Con il buon governo di Marco Marsilio. Già si vedono risultati importanti in tutto il territorio. E il presidenzialismo che cosa porterebbe a una regione come l'Abruzzo? Ma quello porterebbe a tutta Italia. Il presidenzialismo, comunque maggior collegamento fra gli elettori, fra i cittadini e i vertici della nazione, è utile per tutti, è utile per ridare anche fiducia nella politica. Onorevole, tra un anno e mezzo l'Abruzzo torna al voto, Marsilio bis potrebbe essere l'ipotesi più plausibile per voi? Sarebbe l'ipotesi migliore per tutti gli abruzzesi. Ah, c'era la domanda sospesa. E Cospito? Onorevole, mi scusi, questa è la città di Alfredo Cospito, non ne parlo. Cosa dice? Non ne parlo, grazie. Le scritte sono state coperte. Le dico che non ne parlo, grazie. Benissimo. Grazie a tutti.